Le passa del capitano e qui. Abbiamo il piacere di presentarvi una visita guidata al Museo Stazione di Colonna Ferrovia, Roma Fiuggi. Un evento a cura della Biblioteca di Colonna, della Ferrovia Museo ed in collaborazione con l'Associazione Teatrale Docta Ignorantia, l'Associazione Incontro e l'Atelier di Pittura Dodò, e con la partecipazione straordinaria del Sindaco di Colonna. La visita guidata si è ispirata al vino e alla vendemmia, con degustazione finale offerta a tutti i partecipanti. Il tutto condito da bravissimi lettori di poesie e mostra di pittura. Cosa c'è di meglio dell'augurio fatto con te? Buona visione a tutti! I viaggiatori acquistavano il loro titolo di viaggio attraverso questa apertura, con questo piano di legno. Di qua lo visiteremo ora e concluderemo di qua la tappa. C'era l'ufficio del capostazione, il luogo dove il capostazione lavorava negli orari di servizio, ma vi dirò tra poco che in realtà non era poi proprio così, perché le cose da fare in stazione erano veramente numerose. Bigonzo, si chiama bigoncia in perfetto toscano, quel recipiente di legno a forma di tronco di cono. Considerate che il capostazione e la sua famiglia per tutti gli anni del servizio, che potevano essere tranquillamente anche qualche decina, anche 30 anni, e vivevano al piano superiore attraverso questa porta o nella porta che dava verso il lato Casilina, accedevano all'appartamento che è al piano superiore. E uno dei racconti più pittoreschi è che il capostazione spesso e volentieri, quando arrivava il treno, non era qui in ufficio, ma era in mezzo all'orto, perciò arrivava correndo sentendo il rumore del treno, mettendosi il cappello, perciò diciamo che il servizio non era proprio da ufficio come potremmo immaginare. Nel 1983 questa linea rimase una delle ultime linee telegrafiche attive in Italia e una delle ultime ad essere dismesse ancora attive. Secondo alcuni addirittura l'ultima in assoluto, ma non è sicuro. E considerate che conoscere l'uso del telegrafo e l'alfabeto Morse era un prerequisito fondamentale, ovviamente, per diventare capostazione. Non sempre la linea telegrafica era del tutto affidabile, condizioni di forte maltempo potevano non funzionare, e perciò spesso lo stesso capostazione, uno dei manovali che lavoravano qui con lui, erano costretti ad andare a piedi da una stazione all'altra, che per quanto vicino, immaginate, soprattutto alle intemperie, non era il massimo. Considerate che all'inizio del percorso, all'inizio della storia della ferrovia, per arrivare da Roma fino a Fiuggi ci volevano circa 3 ore e mezza. Si odono presagi di magia. E quella corta figura che si nota è come il gemito della brezza che s'appressa, avanza timida, con passo quasi fermo, in lampia ralura sulla terra nuda. Argina il suo passo, un cuor d'uccello sconosciuto. Tutto quest'anno che mi sono frustato di tutti i vizi che sono io a avere, non mi è rimasto se non quello di bere. E questo qui è un treno del secondo dopoguerra. Questo qui è cosiddetto treno bloccato, perché è formato da 2 vagoni che, come i treni articolati moderni, e come i treni articolati di qualche anno più giovani di questo, viaggiavano sempre insieme. Erano fatti veramente come un treno articolato, con l'unica differenza che il passaggio tra le 2 carrozze non era coperto da un soffietto. Perciò in valigie come queste potevano viaggiare spesso pacchetti di uova, ricotte, la carne, spesso c'erano gabbiette con animali vivi, soprattutto le galline. Se certe sere bevo troppo e il vino me ne fa qualcheduna delle sue, benché sto solo, me ritrovo in 2, con un me stesso che mi è vicino e muro a muro mi accompagna a casa per sfuggire dalla gente ficcanasa. Capisco d'aver torto e me consolo che in un'epoca nera come questa si incontri ancora qualche buon cristiano che, se sto per cascà, me dà una mano. Battezzata lì. Come vedete, allora, questa è la stazione antica di Fiuggi. C'era prima la piazza di Centocelle. Questa è una tecnica un po' moderna, un po' collage e poi ridipinto, e fa vedere una scena in metropolitana, in città. Questo è un mio alunno di pittura, perché io insegno anche pittura, è un bambino che ha posato per me. Il tema è sempre, volevo riprendere un mondo antico che è scomparso,
che l'ho intitolato Lo Scugnizzo. Era un po' il ragazzo di strada che si incontrava una volta. Volevo significare un alba un po'... Questo è sempre il mio modo di vedere romantico le stazioni. Il treno, questo merci verde che sta qui di colonna. E... ho intitolato Il Ritorno perché era una fidanzata che andava, se vedete bene, è vestita anni 50 e invece lui è più un vestito quasi, ecco, da lavoro. Sì. Questa invece è una ragazza, una signora di qui che mi ha colpito tantissimo, questi occhi così chiari. L'ho fatto tanti anni fa, questa è del 2010. Quella signora che vedete lì è una foto che avevo fatto a una signora quando stavo aspettando un treno, che rappresenta un po' queste donne che incontriamo dentro alle metropolitane, alle fermate, che vanno in cerca, certe volte sono disperate, sincere, certe volte no. Così. Mi ha colpito questi suoi occhi così espressivi che volevano quasi fuggire da una realtà. Questa è un'interpretazione di un quadro impressionista che però io ho aggiunto dei personaggi un po' così in prospettiva. È una fermata quando in quei posti freddi con la neve. Sempre, come io immaginavo che fosse, sono caratteristici, sono sempre delle cose che fa sempre piacere guardarle perché rilassano. Questa era un'antica casa vicino a casa mia in Calabria, perché sono da Romanese, l'ho fatta così dal tramonto come la ricordavo, semplicemente così. Questa è una stazione, credo che sia di Giardinetti, perché avevo una foto e oggi ho fatto un quadretto. Questa ero io quando sono arrivata a Roma. A Roma eri così. Con una valigia piena di sogni. Dovevo essere un'artista. Allora con la testa fuori dal finestrino. Sì, sì. E allora l'ho rappresentata così, tutta colorata. Però dove mettere i tacchi? No, a quell'epoca non andavano di moda i tacchi, quindi era bella così. Una bimba che ho visto, che un po' era spaventata, un po' sorpresa, perché era rimasta orfana questa bambina. Si è trovata di fronte a una realtà che la terrorizzava. Fatto la foto nella vetrina e si è riflessa nella foto anche via Condotti, quindi vedete qua c'è Trinità dei Monti, ecco, e quindi io ci ho fatto questo quadro sulla foto che avevo fatto di questo negozio, perché la giacca non me la potevo comprare, che era tipo Arlecchino, poi era un peggio qua. E mi ha colpito perché era come se fosse un ultimo bacio. Io ho intitolato Ultimo bacio prima della fermata, perché lei il posto doveva scendere alla fermata successiva, io la guardavo e mi è rimasta in mente questa figura così. Io non ho messo solo questo ritratto così, però io ho visto dei quadri che veramente faceva, disegnava le mani in un modo incredibile. E c'aveva un'espressività nei ritratti realistici, perché lei faceva ritratti realistici, aveva questa vita che, cioè lei trasmetteva una vita che stava per finire, come se già lo sapesse, in questi quadri iperrealistici. Mi ha colpito questo, è stato per me con questa sciarpa pellicciosa. L'ho intitolato L'adolescente, è un quadro a olio questo. Questa bambina ci comunica uno sguardo che è quasi un po' malinconico, perché anche lei si è trovata in una realtà un po' complicata. Ora non vi sto a raccontare la sua vita, però. Devo fare questo preannuncia una nuova mostra che faremo a Pasqua.
dove faremo le figure della Via Crucis raccontate attraverso i quadri. L'amore è un treno che fila sereno per monti e vallate fermate non ha, e fila dritto che pare un diretto e ci porterà verso la felicità. Aver 20 anni, amar senza affanni, lo dice una schietta strofetta d'amor. Non t'arrabbiare se dobbiamo scappare, poi per sposare troveremo il tempo ignor. Vieni, vieni cara, che il trenino dell'amore sta partendo.